Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Usona Parcalcio. Buon Ferragosto! Ferragosto significa 15 di agosto, metà di agosto. E mancano altrettanti giorni, cioè sempre 15, per la chiusura del calcio mercato. E ancora meno di 7, ok, per l'inizio del nostro campionato. Dove, vi ricordo, andremo ad affrontare il Milan, va bene? E allora bisogna andare a vedere un attimino la situazione in essere, quale sarebbe la plausibile formazione allo stato attuale di adesso che andrebbe di scena contro il Milan a Bologna, perché si gioca al Dall'Ara, ricordiamolo. E bisogna pensare anzitutto ad un fattore che, ad esempio, la preparazione che è stata fatta a Valles a questo punto lascia il tempo che trova, anche perché Ndoye, ufficializzazione arrivata ieri, ci si aspetta da qui alle prossime settimane, siamo quasi tutti d'accordo, come minimo 4, 5, 6 giocatori, ok, che dovranno essere ufficializzati dal Bologna per andare a integrare una rosa che allo stato attuale è altamente lacunosa. E quindi ciò significa che Thiago Motta dovrà far ripartire una sorta di preparazione, e che tale preparazione culminerà poi con la sosta delle nazionali. E poi verosimilmente quindi il Bologna sarà pronto per metà, fine settembre, quindi in ritardo ampio sulla tabella di marcia. E poco ci deve importare, a mio avviso, di quello che fanno altre compagini, quali ad esempio il Torino, perché noi non siamo il Torino, noi siamo il Bologna Football Club e noi dobbiamo pensare a noi stessi, a migliorare noi stessi. Non dobbiamo agire in proiezione di quello che dopo tutto, vabbè, mo là, fanno gli altri. Noi dobbiamo ragionare su di noi. Ho visto in questi giorni, mi sono arrivate via email in questi giorni, delle notizie aberranti da parte anche del nostro tifo. Comparazioni con la Reggiana, con il Forlì, con il Cesena. Guardate, da mano nei capelli. Se il nostro tifo, quello del Bologna, il Bologna ragazzi, è lì che si deve appunto per tirarsi delle seghe andare a compararsi con il Rimini, con il Forlì o con, che ne so, le compagini che stanno in Emilia Romagna per far vedere quanto ce l'ha lungo e grosso il Bologna, ragazzi vi assicuro stiamo messi male. Comunque, allora, calciomercato, perché all'oggi la formazione titolare è Zirkzee là davanti, dietro a questo punto, in questo momento, Ndoye lo spostiamo a sinistra, anche se sappiamo essere destro. Ferguson sotto Zirkzee, quindi alla tre quarti, centrale, Orsolini a destra, sperando che Orsolini possa recuperare. Poi non è escluso che Ndoye possa lui giocare a destra e poi Orsolini lui giocare a sinistra. Poi il centrocampo vertice basso, Dominguez e Moro. A sinistra a questo punto io per il momento metto Lico Giannis, al centro Lukumi Beukema e a destra Posch, in porta Skorupski. Questa, oserei dire, allo stato attuale è la formazione che dovrebbe scendere in campo contro il Milan, che ricordo è meno di 7 giorni. Allora, voi capite che ci sono parecchie cose da andare a fare, perché Zirkzee non ha sostituto. Ndoye già è a destra e quindi sta dalla parte di Orsolini. A sinistra abbiamo una voragine, perché se Ndoye e Orsolini possono essere districati a destra e sinistra, ma sono entrambi comunque da rendicontarsi come destri, bisogna comunque andare a prendere due giocatori ancora come ale offensivi, tant'è vero che si parla di Cade Cowell e Nicolò Cambiaghi, tanto vero.
Poi bisogna andare a prendere un centrocampista vertice basso, perché abbiamo Dominguez, Moro, poi c'è El Azuzi e poi niente, considerato anche che Pitia è stato ceduto in prestito alla Ternana, bisogna agire anche su questo versante. Da questo punto di vista voglio anche segnalare una cosa che non si era detto: con l'offerta dell'Inter su Arnautovic, come il Bologna abbia rifiutato l'inserimento del cartellino di Stefano Sensi. Quindi bisogna andare a prendere qualcuno anche in quella zona del campo. Si sono fatti i nomi di Mansberg, si sono fatti i nomi di Yashari, ieri è uscito quello ancora di Johnny Cardoso per l'ennesima volta, staremo a vedere. Poi Lico Giannis certamente non potrà essere l'esterno basso di sinistra titolare, bisogna andare a prendersi un esterno basso di sinistra titolare, ragazzi. Ne necessitiamo veramente in una maniera cosmica. Si sta parlando di Christiansen, stiamo a vedere, quello dell'Leicester City, ventenne. Ma poi al centro abbiamo Beukema e Lukumi, cioè Lukumi sul centro sinistra e Beukema sul centro destra. Tenuto conto che come centro sinistra di riserva in teoria c'è Sosa e come centro di destra c'è Bonifazi, a me viene da rabbrividire a pensare di rimanere così, ok? Considerato che Somaro tornerà ad aprile, io farei qualcosa. Posch alla destra e poi c'è De Silvestri, ragazzi. Ma vabbè, Skorupski ovviamente come se non avesse riserve, perché se si dovesse fare male Skorupski noi ci giocherebbe con Ravaglia. Bene, ovviamente bene si fa per dire. Allora, che cos'è che si sta andando a pensare, ad esempio, come soluzione una volta che abbiamo visto partire Arnautovic là in attacco? Si stanno facendo una girandola di nomi, a dir il vero, e la quadra non si trova. Il Corriere dello Sport, ad esempio, stamattina darebbe Petagna in pole position, pur scrivendo che non troverebbe l'assenso completo di Thiago Motta, e vorrei anche ben vedere. Poi ci sono altre fonti invece che danno ad esempio Kuipers, no? Dove sarebbe stato fatto un sondaggio alla compagine detentrice del cartellino di Kuipers, il Ghent, una squadra belga, si vede che a noi piace fare spesa in Belgio. E però ci ha risposto che il giocatore vale tra i 12 e i 15 milioni di euro, e quindi il Bologna, sapete, a queste cifre si guarda sempre attorno. Fermo restando che è vero che ha 26 anni ed è un profilo in ascesa, però è anche vero che c'ha molti se e molti ma, questo giocatore Kuipers, e sinceramente io a quella cifra volgerei lo sguardo altrove. Si sta parlando adesso di Luis Muriel, c'è chi dice la Bergamo che il Bologna abbia messo in cima la preferenza Luis Muriel e che questi avrebbe trovato invece l'assenso di Thiago Motta. Poi ho letto, ma solamente una testata ne parla, un nome di cui io avevo fatto verbo un mese fa, c'è il video, l'avevo messo anche nel titolo di copertina, Mika Tauze del Metz, che secondo me, pur essendo molto giovane, perché mi sembra abbia sui 20 anni, georgiano, è una presa abbastanza interessante, che potrebbe appunto essere di quelle prese che al Bologna piace parecchio, perché se prendi questo, che comunque ti verrebbe a costare sui 10 milioni di euro, rischi di avere in squadra un giocatore che fra una o due stagioni ne possa già valere 20-25 se non 30, perché è un giocatore, io andai a vedere qualche spezzone e qualche roba di Mika Tauze, per la sua età secondo me non è niente male. Quindi insomma i nomi che si stanno facendo sono questi. Vorrei aggiungere io, ma non se ne sta parlando in realtà, Duvan Zapata, anche se i più di voi diranno che è un giocatore rotto, però da quello che so io è ristabilito, e secondo me Duvan Zapata è sempre una gran presa,
Poi io vorrei segnalare come ci sia Alexis Sanchez in svincolato, in trasferimento libero. Voglio ricordare come Alexis Sanchez sia un giocatore che possa andare a ricoprire tutte e tre le zone apicali dell'attacco, cioè alla destra, punta centrale, alla sinistra. È un giocatore d'esperienza, è un giocatore che ha giocato tanti anni le coppe, è un giocatore che in carriera ha fatto tantissimi gol e tantissimi assist e non è ancora poi così vecchio, avendo 34 primavere sulla groppa. Insomma, io un pensierino ce lo farei per andare magari a prendere, che ne so, un dico io, non so, un Mika Tause più Alexis Sanchez, non sarebbe male secondo me. E poi voglio anche ricordare come ci sia un Roberto Pereira svincolato dall'Udinese, che gioca di ruolo centrocampista centrale, all'occorrenza l'anno scorso è stato impiegato come ala di destra, dispiegandosi abbastanza bene prima dell'infortunio che subì, e che è un ambidestro e che è svincolato. E non è vecchio, perché penso abbia sui 32 anni, quindi insomma qualcosa anche in trasferimento libero svincolato si può andare a prendere, che ci sono dei giocatori che potrebbero servirci e fare la nostra fortuna, considerato che si fa fatica a tirare fuori la pila. Insomma, questo è quello che mi sento di dire. Poi voglio rendicontare anche come allo stato attuale della possibile plausibile formazione che ho elencato prima, no? In vista di Milano contro il Milan, in vista di Milano, ma poi si gioca al Dallara, ripeto, come in totale appunto nell'ultima stagione questi giocatori abbiano segnato 32 reti, e ovviamente bisogna e abbiamo necessariamente bisogno di trovare gol, perché sono troppo pochi i gol che abbiamo per il momento in serbatoio in squadra. Ma chi è che segna, ragazzi? Bisogna andare a trovare i giocatori che siglano gol, perché altrimenti diventa tutto tremendamente più difficile. Allora, carissimi, per il momento questo è quanto. Attendiamoci, mi auguro, a breve, se non anche in giornata, delle notizie rassicuranti in tal senso. Chissà, magari anche la cessione di quel Carneade di Musa Barro, che veramente sta assumendo dei connotati da telenovelas messicana di quelle veramente importanti. Io veramente non ricordo un'agonia come questa di Musa Barro. Speriamo che si possa raggiungere la quadra e festeggiare finalmente una cessione, oltre che festeggiare nuove acquisizioni pesanti per questo Bologna, che deve cominciare a lavorare con un gruppo appunto con cui Thiago Motta possa modellare definitivamente la nuova stagione, perché fino adesso l'hanno preso un po' per i fondelli Thiago Motta, poveretto, che si fa fatica, ragazzi, a lavorare con queste condizioni, credete. Iscrizione, condivisione, mi piacino, campanaccio pastorale sempre attivo, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.